Avvicinare i ragazzi all'attività sportiva nella consapevolezza che lo sport costituisce il naturale completamento dell'attività formativa svolta nelle scuole. La settimana dello sport è una meravigliosa iniziativa, con attività che si svolgono durante il normale orario scolastico in presenza degli insegnanti. Le lezioni per una settimana sono dunque incentrate sullo sport e in generale su tematiche riguardanti l'attività sportiva. Tante scuole primarie e secondarie del territorio frentano hanno abbracciato con entusiasmo l'iniziativa. Le immagini che vedete si riferiscono ai giovani dell'Istituto Comprensivo Benedetto Croce, che comprende Paglieta e Torino di Sangro. Piscina, palestra, esercizi che si svolgono presso il centro sportivo Le Gemelle di Lanciano, mentre per gli studenti delle scuole medie è prevista a Passo Lanciano una settimana bianca. Sport e educazione dunque, come veicolo educativo per imparare ad utilizzare tecniche sportive, a porsi degli obiettivi, ad allenarsi al confronto, a vincere, a perdere. Il dirigente scolastico del Croce, Lara Di Luigi. Il progetto è stato chiamato proprio la settimana dello sport e abbiamo accolto favorevolmente la proposta progettuale della struttura Le Gemelle, che forniva l'opportunità ai ragazzi di venire qui fornendo anche il trasporto e scegliere tra educazione fisica, quindi attività in palestra e attività in piscina. E quindi la settimana appunto da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio e si inserisce proprio in tutta la promozione dell'attività sportiva introdotta anche a livello ministeriale. E per gli alunni è stata una grande opportunità, accolta con grande entusiasmo sia da parte dei ragazzi che delle famiglie. La prossima settimana partiranno i ragazzi della scuola secondaria e che hanno come terza opportunità la settimana bianca, però si sono equamente distribuiti tra la piscina, la palestra e lo sci. Ancora ha la giusta dimensione l'attività fisica nella scuola di oggi? Sta assumendo ulteriore e giusto valore rispetto al passato? Assolutamente, da parte del Ministero ci sono diversi progetti sia per la scuola primaria che secondaria, scuola in movimento, sport di classe, per i quali vengono forniti degli esperti esterni. Non solo, si inserisce anche nell'ambito dell'educazione alla salute, educazione all'alimentazione, la conoscenza del proprio corpo, il rispetto delle regole di una disciplina. È un momento educativo a tutti gli effetti, didattico, e per gli alunni è anche importante vivere il gruppo classe in un altro contesto.